Dimmi. Scusa Mario. Aspetta, aspetta che la unque. Dimmi. Com'è? Non mi ha capito. Scusa, ma mi fanno in su de corsa. Il presentatore non era. Parcheggio non era, l'ho messa lì. Sì, ma va lì, guarda. Sono andato là dal meccanico 10 minuti prima di venire qua. Che lì il meccanico, macchina, va lì, guarda. Dai, fammi piacere, va lì, guarda, dai. Non capite voi a ci parla la multa anche stasera, no? La ringrazio. Buonasera, buonasera. Che spettacolo di signori. Cos'è, la festa della gnocca fritta? Sì. Ah, va bene. Allora. La lascio meccanico. Poi tutta rossa. È rossa o sono io che ho bevuto? Rossa. Faccia lei. Allora, buonasera, buonasera a tutti. Grazie di avermi invitato qui. Io non potevo mancare, perché sapete che io oggi, tra l'altro, pensa, è all'anniversario della mia prima promozione che voglio condividere con voi. Pensa che serata speciale. Allora, pensa, io mi ricordo ancora, io mi ricordo quel giorno che sono andato lì a Maranello, timbro, entro. Guarda, solo a ricordarlo mi viene sulla pelle di Dino, ma che roba. E timbro, entro, arriva l'addetto delle promozioni e mi dice: Oriano, te al prossimo Gran Premio sarai l'addetto al pompone. Ma io ho mollato lì tutto, sono subito corso a casa da mia moglie, la Daura, che stava preparando un castrato con i cipollotti, ma questa è un'altra storia. E gli ho detto: Daura, sono diventato l'addetto al pompone. E lei mi dice: sì, vabbè, dai, te fa quel che vuoi, basta che non torni a casa con delle brutte malattie. E c'è la testa che va. Che beh, ci vuole della pazienza, essere moglie di uno come noi che giriamo il mondo con i gran premi in giro. È anche una sprecona, perché 2 gran premi fa, prima che finiva il mondiale, sono tornato a casa e l'ho beccata. Noi abbiamo appena avuto un bambino che ci avrà 7-8 mesi adesso. E io l'ho vista, sono tornato in casa e lei stava cambiando il pannolino. Il bambino aveva fatto la cacchetta. Ma cosa vuoi che fa un bambino? Un francobollo? Cosa vuoi che fa? L'ho visto che guardava e fa, poi chiudeva il pannolino e lo buttava via. Ho detto: ma cosa stai facendo? Ma scusa, ma hai visto cosa c'è scritto sulla confezione? Da 6 a 9 chili c'è scritto. Vabbè, il bambino va cambiato quando rimbalza, quindi. Però bisogna vedere che buono, bravo, bravo. Comunque, veniamo a noi, quest'anno. Quest'anno la signora è arrivata adesso. Allora, si vede che non aveva sulle gomme da neve. Allora, diciamo che il mondiale l'anno scorso è andato come è andato, insomma quest'anno è tutto nuovo, vediamo un po', però dobbiamo dire grazie a questo grande pilota spagnolo, l'Alonso, perché ha cavato fuori dei numeri da una macchina che non ci si scommetteva neanche noi. Pensa che noi li abbiamo messi in difficoltà più di una volta, ma si capisce? Noi l'abbiamo fatto partire in certe posizioni che neanche lui sapeva che esistevano, Per esempio Monza era partito che era undicesimo, un campione come lui. Pensa che quando è salito in macchina e ha visto sta fila di macchine davanti, ha persino chiesto a quello di fianco: ma è successo qualcosa? Perché insomma non era abituato a vedere tutta sta fila davanti. E poi insomma devo dire che un po' la crisi ha giocato, anche noi nel reparto gomme abbiamo sofferto, e un po' tutti stiamo soffrendo, e abbiamo cercato di tenere la cosa nascosta ai piloti, però all'ultimo Gran Premio il Raikkonen aveva lumato qualcosa, perché lui era entrato nei box per fare il cambio gomme. È uscito l'ingegnere e gli ha detto: no, guardi che con queste qui fa ancora 7-8 giri. Allora facciamo così, le dietro le mettiamo davanti, quelle davanti. Ma lì si è cominciato un po' a dubitare. Comunque, veniamo a noi quando eravamo quella grande squadra, caspita, quando avevamo quei 2 grandi piloti che abbiamo fatto epoca, Schumacher e Barrichello, ma chi se li dimentica? 2 grandi piloti che avevano anche noi, abbiamo avuto i problemi, ma li abbiamo sempre risolti. Io mi ricordo una volta proprio che i 2 piloti erano agli inizi con noi in Ferrari e avevano bisticciato tra di loro perché gli avevamo fatto 2 macchine che sembravano un po' diverse. Allora, io mi ricordo che eravamo tutti dentro la galleria del vento che con dei sensori sofisticatissimi e un'apparecchiatura all'avanguardia stavamo facendo asciugare la sfoglia per le lasagne quando a un certo punto
arriva Luca Cordero di Montezemolo, pensa era ancora lui il nostro presidente, pensa che roba. Aveva ancora sui boxer rossi del compleanno della sua amica Moira Orfei, che per sapere quanti anni aveva abbiamo dovuto segarla e contare i cerchi, perché non si sa quanti anni ha quel donino lì, eh? Se pensate che sono morti prima gli elefanti che addestrava che lei, non lo sai. Comunque, dietro c'era scritto tanti auguri e davanti e qui l'elefantino. C'era lì un mio meccanico, l'arterio, quello che misura la pressione delle gomme, che è andato lì a guardare, poi torna da me e mi dice: povero l'elefantino. Io ho detto: perché? Cosa è successo? Deve aver fatto un incidente. E come mai? È tutto orecchie, niente proboscide. Madonna, ma che presidente sto qua. Però a parte tutto, noi della Ferrari, nonostante gli alti e bassi, adesso quest'anno col Marchione, con Vettel, vediamo un po' cosa succede, rimaniamo sempre una grande icona della Formula 1. Io penso che non si possa neanche immaginare un Gran Premio senza una Ferrari che ci corre dentro. Infatti in azienda c'è una lista di VIPs che vengono a provare le nostre macchine che neanche ve le immaginate, eh? Allora, prima di tutti, quello lo sapete, era venuto lui, Valentino Rossi, ma che bravo quel ragazzo lì, che si comportava bene anche con le macchine, eh? Certo abbiamo fatto delle modifiche, perché lui è abituato, ha voluto cavalletto, se no non saliva, c'ho la testa quello lì. Poi si lamentava che il rettilineo la macchina non si impenava, ha detto: porca miseria, adesso vediamo di cambiare i pesi. Poi era venuto anche Stevie Wonder a provare le nostre macchine, pensano dall'America. Quando è arrivato in azienda ha detto: non vedevo l'ora, cioè, non vede neanche la tinta. Comunque, quando è uscito è andato via e ci ha detto: che emozione andar via a 300 km all'ora. E l'avevamo messo nella galleria del vento e si tirava là dei moschini per fargli credere che andasse. Allora, dai, la macchina costa. Poi in tempi non sospetti, quando lui era proprio nell'apice della sua carriera, per tirarsi fuori un po' da questi pettegolezzi, era venuto da noi per farsi due giorni un'adrenalina diversa dal solito, il nostro ex presidente del Consiglio. Certo che abbiamo fatto delle modifiche anche per lui, eh? Sì, sì, si era dovuto mettere due cuscini sul sedile, se no non arrivava fuori a vedere. Perché la prima volta che l'abbiamo messo dentro senza cuscini, beh, non è mica entrato un meccanico che non lo sapeva. E si è messo a urlare: chi è che ha lasciato il casco sulla macchina? Gli abbiamo messo i cuscini e lui dice: mi consenta, vedo anche il circuito. Allora, presidente, simuliamo la partenza. L'abbiamo messo là, semaforo rosso, semaforo verde, è rimasto là, fermo sulla linea di partenza. Detto, sarà mica un fan di Barrichello. Siamo andati a vedere, era là coi piedini che non toccava e stava zitto, non diceva niente. Poi dopo era arrivato Brunetta, abbiamo finito i cuscini e dove lo mettiamo? Non so, fargli fare il portachiavi, cosa deve fare? Allora l'abbiamo portato in ufficio e fa del jumping dalla scrivania, va su dalla scrivania con l'elastico, si butta giù, poi va su con la sedia, si butta giù, poi va su con la sedia. Poi era venuto anche il signor Monti, guarda che lista, solo che lui ci ha fatto fare un lavoro che non finiva più, si era dovuto costruire una monoposto con due sedili e due volanti, perché? Perché lui non voleva il posto fisso, pensa che testa che c'aveva qua. Ha detto: almeno andiamo da qualche parte, però ogni tanto vedi qui di lì. Comunque, poi non so se ve lo ricordate, perché adesso lui è arrivato ultimamente, si è fatto rivedere in televisione, forse ha vinto il suo imbarazzo. L'ex governatore del Lazio, Marazzo, ve lo ricordate? Devo dire che quando lui è arrivato in azienda noi siamo stati bravi, in tempi non sospetti noi proprio l'abbiamo applaudito, guardi che noi la stimiamo, perché lei è l'unico politico che l'ha preso dove lo prendiamo noi di solito, quindi, caspita, ma guardi, ma complimenti, caspita, finalmente uno che prova anche lui, insomma. E infatti lui ha voluto guidare senza sedile perché è abituato, ha detto che è abituato. Scusate, è partito un proiettile. È sceso in pista e prendeva tutti i cordoli.
Allora via radio a dirgli: guarda che così non si fa dei bei tempi, eh? E vabbè, mi piace di più, e vabbè, così lo faccio. Poi è venuto lui, il signor, sarà questione del cognome, si sarà sbagliato, il signor Giuliano Ferrara. E lì ci siamo preoccupati, perché quando abbiamo visto lui e abbiamo visto dove doveva entrare, è lì che ci siamo. Allora gli ingegneri si sono messi dietro a lavorare, eh? Hanno fatto giù un calzascarpe alto 2,20 m, l'abbiamo cosparso di grasso di maiale, in 30 lo spingevamo dentro, mentre lui cantava «Entrerò!» L'abbiamo ficcato dentro. Poi, quando è uscito dai box, sembrava un Harley Davidson con le tasche di cuoio qua fuori. Uno spettacolo di guarda. Scusa. Oi, che bella gnocca, siamo arrivati, eh? Grazie. Testina. Ciao, allora, senti, bisogna andare a spostare la macchina. Ancora là? Sì, ancora là. Di vieni che ci andiamo io e te, che adesso faccio diventare rosso da un'altra parte. Vieni, bello. Vado via che c'ho il cavallino imbizzarrito. Adesso ci vediamo. Su, andiamo. Da questa parte. Portami la macchina. Te la parto. Andiamo, Marco.